Buona domenica a tutti. Grazie per essere qua. Vi invito, questa volta me ne ricordo, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi dei commenti o dei mi piace. Oggi vi voglio parlare di come sono arrivata a scrivere Omicidio al Museo, la prima inchiesta della commissaria Eva Granelis. È un libro che è nato molto lontana e non è nato nemmeno come thriller. Io sono sempre stata un'appassionata di gialli, ho sempre letto gialli sin da ragazzina, ma sinceramente non avevo mai pensato di scriverne uno. Pensavo sì di scrivere, pensavo di scrivere un romanzo, il classico romanzo di narrativa, magari un po' introspettivo, magari un po' autobiografico, o che raccontasse le vicende di altri, come è successo in Displaced Europe. Ma ai gialli, di scrivere un giallo, no, non ci avevo mai pensato, anche se ne ho letti veramente tantissimi, 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 partendo da Agatha Christie, ma un autore classico del periodo di Agatha Christie che io amo tantissimo perché mi fa ridere ancora oggi, nonostante lo legga e lo rilegga, l'abbia letto e riletto nelle varie fasi della mia vita, perché ho scoperto che avevo 18 anni, è John Dixon Carr, che poi è uno pseudonimo di uno scrittore inglese che si è pubblicato con diversi pseudonimi. Ecco. Allora, come il materiale, cominciamo dal materiale, il materiale storico, l'acqua tofana, l'incunaboli, come sono nati i primi libri. Beh, tutto questo è stato oggetto di una ricerca che avevo fatto in realtà per scrivere un romanzo storico. Volevo raccontare le vicende di un giovanotto sopravvissuto alla battaglia di Avigliana, battaglia che ovviamente è avvenuta qua in Piemonte ad Avigliana, e che insomma si ritrova a vivere a Parigi con Paré e con Vesalio, che sono due personaggi storici, due medici importantissimi nella storia della medicina realmente esistiti. Insomma, poi mi sono allargata nelle ricerche, ho letto il bellissimo libro di Lefebvre su come sono nati i libri, su come i primi a produrre carte in Europa sono stati gli stracciaioli, i primi a creare i caratteri in Italia sono stati i gioiellieri. I primi a pubblicare libri in Italia sono stati gli editori veneziani. Mi ha preso tantissimo. E anche il racconto di come si viveva in queste famiglie di editori l'ho trovato veramente fantastico, inimmaginabile. Il mio sogno è prima o poi riuscirò a avere il tempo per farlo, andare ad Anversa a visitare il Museo Plantin, che è un museo del libro, ovviamente. Quindi, tutto questo è nato, cioè è una ricerca che è durata anni e che ho fatto un po' perché mi capitava di imbattermi in tutto un po', l'ho fatto all'università, un po' mi capitava di imbattermi in tutto questo mentre facevo l'insegnante, un po' mi piaceva e quindi sono andata avanti. Poi avevo quest'idea appunto di scrivere questo romanzo. Alla fine, per motivi diversi, che adesso non sto qui a raccontarvi, questo romanzo che in qualche modo è iniziato, ho scritto i primi capitoli, è rimasto nel cassetto. Quando sono andata in pensione ho detto, boh, riproviamo a scrivere questo romanzo che insomma io avevo lasciato lì, sapendo che nessuno l'avrebbe né pubblicato né letto. Però a quel punto ho detto, ma insomma, ho voglia di divertirmi e quindi proviamo a tirarci fuori un giallo. E l'ho fatto, mi sono messa lì, ho scritto, e questo spiega anche perché a volte i personaggi cambiano nome, perché erano stati scritti in un modo, poi sono stati scritti in un altro. Non sempre mi sono accorta di tutto questo e sono riuscita a cambiarlo in tempo. Adesso il romanzo che è su Amazon è abbastanza corretto, è ancora pieno di schifezze perché oltre ai miei errori si sono aggiunti quelli di stampa. Usare questo programma Kreat, che è un programma in realtà non difficile, che probabilmente qualunque ragazzo un pochino esperto o ragazza un pochino esperta
saprebbe, esperta di computer intendo, di informatica, saprebbe usare facilmente. Io faccio fatica, scopro delle cose dopo aver già pubblicato che devo cambiarle, insomma è tutto un traffico. Adesso diciamo questo, che l'ho ripulito il più possibile, anche perché come insegnante avere un libro pieno di errori mi dà veramente in testa. Poi l'altra cosa che mi ha commosso, veramente commosso, non ho un altro termine, sono le persone che mi hanno letto. Uno conosce sicuramente, ha degli amici che per curiosità, per amicizia, per gentilezza ti leggono, ma vi assicuro che non ho così tanti amici, ecco. Per fortuna o per sfortuna, non ho così tanti amici, quindi un grazie, non so se qualcuno capiterà su questo canale, grazie per aver apprezzato il mio libro, averlo letto, averlo recensito tutto sommato molto bene nonostante gli strafalcioni. Adesso c'è un editor che, come dire, che ha apprezzato il mio lavoro. Ha apprezzato il mio lavoro e quindi mi sta dando una mano, me lo sta correggendo. Presto uscirà l'edizione nuova e corretta e messa a posto e spero perfetta dal punto di vista, come dire, formale, di questo libro. Intanto sto lavorando al secondo libro, alla seconda indagine di Eva Graneris, che questa volta non è più a Torino, cioè non è a Torino. Parte della vicenda si svolgerà anche a Torino e anche da altre parti, ma il paese di residenza di Eva Granelis sarà Roverello, un paese che lo sentite rievoca in qualche modo Brescello, almeno nella mia intenzione è quella, e che al suo interno è naturalmente un paese inventato, ma è in qualche modo il paese in cui vivo, e ha un riferimento nel suono, nel nome, alla quantità di roveri, cioè di querce presenti sul territorio. Su Omicidio al Museo non vi dico altro perché ve ne ho già parlato, chi l'ha letto lo conosce, chi non l'ha letto spero lo leggerà. Diciamo che ho fatto molto mia la frase, appunto, quello che ha detto Vargas, che il giallo è. Il poliziesco è una fiaba in cui, attraverso la quale si tenta di raccontare una realtà e la realtà è vita, morte, amore, dolore, odio, rabbia, crudeltà, felicità, cultura, un insieme di cose che spero di riuscire a far comparire nelle cose che scrivo. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio per questo incontro, un abbraccio a tutti, a presto, ciao.